In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul Allora, canale Massimiliano 42 Fuchs, su RTV. architetto, designer, fama internazionale, studi con studio a Roma, Parigi. Qual è il rapporto tra cultura diffusa e architettura? Truffaut, praticamente in questa intervista riesce a scoprire l'anima profonda. Aveva il sistema del montaggio e io pensavo, in quel momento stavo pensando che in architettura quello che manca è il concetto di montaggio, per ovvie ragioni ovviamente. E allora pensando in architettura come sistema di montaggio, ho cominciato a pensare ai progetti come dei piani di sequenza, come della variazione dei punti di vista, come, in poche parole, comincio a entrare nell'edificio. Cioè questo sistema di accorciare, diminuire i tempi e far vedere l'accumulazione, la centralità dell'esperienza, delle emozioni. Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà S.p.A., laurea in lettere, un'esperta conoscitrice del settore produzione audiovisiva italiana e internazionale. Il patrimonio storico dell'Istituto Luce, uno dei più ricchi al mondo, nel 2013 entra nel registro Memory of World. Ci racconta l'evoluzione tecnica e culturale dell'audiovisivo. C'è la parte riconosciuta dall'UNESCO e la parte che riguarda il fascismo, dove c'è praticamente lo scibile di quel periodo per il nostro paese. L'evoluzione dell'audiovisivo, io non nasco a Cinecittà perché, come sapete, sono lì solamente da un anno. Io sono stata prima per 27 anni tanto in associazione dei produttori audiovisivi e lì, secondo me, ecco, è iniziato un po' nel 93-94, un po' una storia di visione strategica di evoluzione di questo settore qua, perché il cinema aveva tutta la sua storia molto ricca, molto, molto densa di autori, eccetera. Il cinema italiano aveva dettato anche a un lì certo le punto, tante regole. C'è stata una stagnazione, no? nella produzione cinematografica e audiovisivi. Ci siamo italiani. Accorti che tutti i palinsesti televisivi erano pieni di film americani, soprattutto i blockbuster. Allora, Massimiliano Fuchs, 83 grandi progetti realizzati tra Italia, Francia, Olanda, Germania, Cina, USA, Giappone, insomma Australia. Ci racconta il progetto mondo, internazionale che le è costato maggiore impegno e più soddisfazione. Okay. No, a parte questo, che è veramente la verità, cioè io sa, questo è un mestiere, l'arte di dimenticare. Lei la sera deve dimenticare quello che ha fatto il giorno, in modo tale che non fa sempre lo stesso progetto. Mi ha insegnato anche questo, perché Kubrick, di tutti i film che ha fatto, non ha mai usato lo stesso sistema, non ha usato mai lo stesso soggetto e lo stesso argomento. Shenzhen, l'aeroporto di Shenzhen, è stato costruito in 3 anni e 4 mesi ed è forse l'opera, non so se è la più grande che ho realizzato, però è una delle più grandi che abbiamo realizzato. La scelta dell'acciaio, che è un po' un sistema estremamente sostenibile perché anche riciclabile come l'alluminio, ma nello stesso momento è un ciclo che la notte arrivano i pezzi di questo meccano e poi il giorno si costruisce e ogni giorno se ne vede niente. Adesso abbiamo finito un aeroporto, non dico dove perché è sul Mar Nero, e l'abbiamo finito praticamente il giorno prima che iniziasse la guerra. Mamma mia. È l'arte della pace. Si costruisce. Parlando di audiovisivo, quale differenza tra prodotto artistico e pubblicità o propaganda? Beh, allora, la pubblicità è un contenuto a pagamento, quindi è semplice, deve corrispondere alla necessità dell'azienda che fa l'investimento in quel tipo di programma, in quel tipo di prodotto. E invece il cinema, l'audiovisivo, c'è una libertà artistica. Certamente io ho sempre visto questo mondo dalla parte dei produttori, non tanto dalla parte dell'artista, quindi ho sempre visto anche la sostenibilità economica di un film, in realtà nel nostro quindi paese, a differenza per esempio dell'America, dove ci sono gli showrunners, che sono appunto i creatori,
da noi un po' questo ruolo così di scelta è sostenuto dal produttore indipendente, Scengene ha cioè è lui che fa pensato la scelta. tanto con algoritmi per permettere alla luce di penetrare questo edificio e non aver bisogno quotidianamente, dato che è un clima subtropicale, della luce artificiale. Abbiamo la luce naturale e Che questo. meraviglia. Lei ha usato gli algoritmi però per fare poesia, non Certo. credo solo per fare il green, No, vero? Per no, no. fare poesia. Qual è la sua idea di lusso e di prezioso? Dunque, il lusso è quando le persone sono contente, felici. È lusso camminare in una città, avere la possibilità di stare all'ombra quando si ha caldo e di stare al sole quando si ha freddo. È una possibilità di avere una casa che in sé ha già elementi che ti Se rendono la abitata vita è della popolazione facile. mondiale. Sopravvive per mantenere 1200 persone, c'è qualcosa che non Perciò se funziona. bisogna ritrovare forme di equilibrio, cioè noi, il mondo dei banchieri, il mondo della finanza, il mondo quello che non produce e fa in modo tale che non si produca poi, è un mondo che ci crea grandi difficoltà e Tuttavia, produrrà soltanto. nonostante oggi Cinecittà sia il secondo marchio cinematografico al mondo dopo Hollywood, nonostante l'Italia abbia più Oscar e nomination di tutta Europa, se non sbaglio, il sistema francese è molto superiore. Unifrance è un colosso che piazza i film francesi sempre meglio di quelli italiani. Ecco, tra economia e mercato, che cos'è I Cinecittà? francesi sono bravissimi, io l'ho sempre copiati. Da quando ho lavorato ho sempre detto, vediamo che fanno i francesi, o anche per altre cose gli inglesi. Su Unifrance loro sono bravi perché intanto riescono a Mischiare mischiare il di essere pubblico e il orgogliosi privato. del proprio lavoro, che noi un po' meno abbiamo, la capacità di fare Che sistema. perché viviamo in un paese densamente abitato da una forma di impoverimento delle relazioni umane che portano la gente a vivere la loro vita isolato, sono sempre più Sono state isolati. dette cose meravigliose, equità e grandi sogni. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.